Si è concluso ieri al Reale Albergo dei Poveri Dialoghi sull'Abitare, il ciclo di incontri sull'emergenza casa promosso dal Comune di Napoli in collaborazione con ANCI, Università Federico II e la Rete di Amministrazioni Locali. Questa è un'iniziativa di confronto nazionale sull'emergenza abitativa. Il Comune di Napoli, insieme con altri comuni italiani che partecipano a questo movimento che abbiamo chiamato Alleanza Municipalista, sta avanzando una serie di proposte al governo e soprattutto si propone di offrire, come oggi, uno spazio di elaborazione su questo tema che riguarda molte necessità, molte questioni, molte dimensioni, anche ovviamente i quartieri della città centrale come i quartieri della città moderna nell'area nord-orientale. C'è una varietà di questioni che noi abbiamo cercato di abbracciare stamattina con questa iniziativa. Nel pomeriggio c'è un momento importante di confronto che è la tavola rotonda dei sindaci italiani su questa questione, e da questa iniziativa di oggi, come è già successo nella precedente iniziativa organizzata dal Comune di Bologna e ancora prima dal Comune di Milano, con un documento ancora più perfezionato e ancora più elaborato di proposta al governo su questi temi. Un'importante occasione di confronto sul tema dell'emergenza casa tra i comuni di Napoli, Bari, Bologna, Catanzaro, Firenze, L'Aquila, Milano, Palermo, Potenza, Roma e Torino. L'obiettivo è la redazione di un manifesto condiviso da presentare al governo con riflessioni e proposte sulla precarietà abitativa, che hanno visto protagonisti anche rappresentanti nazionali del mondo accademico, politico e associativo. Il nostro problema a Napoli non è solo il bisogno di nuove case, ma anche regolarizzare le situazioni esistenti. C'è troppa morosità, troppo abusivismo. Le leggi attuali sono molto rigide e quindi non consentono nessuna conciliazione e mediazione sul passato, e le rate di recupero sono poche. Quindi l'intervento che noi chiediamo al governo e al Parlamento è una norma che ci consenta di poter gestire il recupero delle risorse delle rateizzazioni passate e di avere una possibilità di conciliare e mediare attraverso soluzioni che siano condivise dagli inquilini. Questo è il presupposto per poter anche avviare un processo di vendita e di cessione agli inquilini del grande patrimonio immobiliare pubblico. Ma sicuramente oggi una delle grandi sfide della contemporaneità è il diritto all'abitare, perché la trasformazione delle città, soprattutto delle città storiche, delle città turistiche, il grande tema dell'inflazione, il tema della mancanza di una politica della casa che oramai manca nell'agenda politica da decenni, ha creato questa grande difficoltà. Oggi viviamo dei centri storici e delle città dove è molto difficile sia anche per il ceto medio trovare una casa con fitti accessibile o acquistabile, e quindi abbiamo il grande tema della residenzialità universitaria che è emersa, abbiamo il grande tema del sostegno al reddito di chi la casa non ce l'ha, il grande tema della gestione e della manutenzione dei grandi quartieri di edilizia economica e popolare che sono abbandonati da anni e creano situazioni di marginalità sociale, di degrado, che poi ricadono poi sulle comunità. E che io credo che è arrivato il momento per una nuova stagione della politica della casa, che significa un sostegno all'housing sociale, quindi un nuovo grande intervento di housing sociale, regole nazionali che aiutino i sindaci a limitare gli affitti turistici nelle città, una nuova residenzialità universitaria ed anche poi nuove norme che consentono la gestione e la manutenzione del grande patrimonio dell'edilizia economica e popolare che versa in tutta Italia in condizioni drammatiche, risolvendo anche i temi della morosità che spesso bloccano la possibilità della regolarizzazione. Quindi ci vuole veramente un grande piano strutturato, e credo che i sindaci che stanno portando avanti questa battaglia, sindaci di tutte le parti politiche, perché parlando con i cittadini avvertono la necessità di
di dare una risposta a queste esigenze che vengono dai cittadini, dalle comunità, credo che adesso è arrivato il momento per cui si facciano delle cose concrete, altrimenti assisteremo allo spopolamento delle città, perché la gente è costretta ad andare a vivere lontane perché non trova case accessibili. Questo è il resto in altre grandi capitali europee, già successo in passato. Abbiamo il grande tema che le persone non si possono muovere in Italia, perché oggi una persona che vince un concorso pubblico dal sud al nord non si può muovere perché con lo stipendio che ha non ha la possibilità di affittare una casa. E abbiamo il problema delle giovani coppie che non riescono a trovare una casa per poter poi far famiglia, e quindi anche il tema della denatalità è anche conseguenza di questo. Quindi io penso che è arrivata la stagione per un impegno importante da parte del governo centrale per poter investire sul diritto all'abitare. Se non c'è il sostegno all'affitto sarà un problema anche di ordine sociale, e contemporaneamente magari quella misura deve diventare strutturale, questo per diciamo finanziamenti legati al sostegno al welfare. Poi c'è da fare un piano di costruzioni di alloggi popolari rifinanziando una norma, la numero 80 del 2014, che prevedeva la realizzazione di alloggi popolari attraverso le agenzie regionali o attraverso l'attività diretta dei comuni. Questi sono i due punti fondamentali. Poi in molte città, le città d'arte dove arrivano tanti turisti, stiamo vivendo un problema legato a quel fenomeno che gli esperti chiamano gentrificazione, cioè l'espulsione della gente, dei residenti dai centri storici, perché è molto più conveniente utilizzare i propri immobili per gli affitti brevi piuttosto che darli in affitto. Questo è un problema per i residenti, e nelle città universitarie è un problema anche per gli studenti. Quindi abbiamo chiesto alla ministra Santanchè di rivedere le norme nazionali, dare la possibilità ai sindaci in alcuni territori di limitare il numero degli immobili da destinare ad affitti brevi, perché altrimenti tra un po' rischiamo di perdere sia l'identità dei luoghi che l'identità della comunità nei centri storici delle città d'arte.